Il folklore francese descrive il babau come una figura leggendaria e mostruosa con grandi denti, artigli affilati e una lunga coda. Vive nei boschi o sulle montagne e preda i bambini che si allontanano dal suo territorio. Il babau è la versione francese dell'uomo nero delle culture di tutto il mondo. Negli Stati Uniti c'è l'uomo nero, in Russia la Baba Yaga e in Austria il Krampus. Si dice che tutte queste creature abbiano il compito di disciplinare i bambini e di insegnare loro a essere buoni. I primi scritti sui baobab risalgono al XVII secolo, in un libro pubblicato nel 1632 dallo scrittore Isaac Le Prayer, che racconta la storia di un bambino rapito dai baobab. Il bambino fu ritrovato pochi giorni dopo gravemente ferito. Il baobab è una creatura potente che punisce i bambini che si comportano male. Alcune storie dicono che il babau rapisce i bambini cattivi e li porta nella sua tana per mangiarli o tenerli rinchiusi per sempre. Altre storie dicono che il babau li punisce facendo loro venire gli incubi o facendoli ammalare. I genitori spesso dicono ai loro figli che saranno puniti dal babau se non mangiano la minestra, se non vanno a dormire in tempo o se non si comportano bene. Nella città di Rivesaltes, nel sud della Francia, il babau è il protagonista di un carnevale tradizionale che si tiene ogni estate. La leggenda del babau unisce folklore, superstizione e tradizione.